Buonasera a tutti i presenti, vi saluto caramente come saluto Renato Curcio che ci è mancato in questi quattro anni e qualche mese. Tante cose sono successe e avremmo avuto tanto piacere ad averlo anche prima di oggi. E, sì. Allora io sarò breve. Sarò breve, faccio una presentazione lampo, poi lascio la parola a Renato e mi prenoto per due domande e poi lascio a tutti quanti il microfono per poterne fare altre. Allora, Renato Curcio è l'ideatore e il curatore della casa editrice Sensibili alle Foglie ed è soprattutto un saggista con un percorso di analisi sociologica della nostra vita collettiva di grandissimo spessore. C'è un lungo elenco di saggi che dal 2015 ad oggi testimoniano del tuo grande lavoro. Unitamente a questi si intrecciano i suoi lavori di socioanalisi, lavori che lo hanno molto aiutato nella comprensione profonda della nostra realtà, ormai modificata irrimediabilmente dalle multinazionali del digitale. La nostra ibridazione con dispositivi, sensori, microchip, robot e macchine digitali modifica noi stessi e le nostre relazioni proiettandoci in una subita, perché sconosciuta, realtà artificiale. Ed ora per i nostri intervenienti mi permetto una breve carrellata dei saggi che ha scritto Renato Curcio, utili a tenere il filo del discorso. Allora, nel 2015 apri il ciclo con l'impero virtuale che colonizza il nostro immaginario a fini economici e di controllo sociale. Ci racconti della nuova e non ancora percepita sudditanza del popolo virtuale incantato dalla rete. Nel 2016, con l'egemonia digitale, ci racconti del rovesciamento del rapporto millenario tra umani e loro strumenti, sconvolgendo ciò che fino a ieri era chiamato lavoro. Nel 2017, con la società artificiale, scopriamo che la nostra società tende ormai a sostituire i legami interpersonali diretti con mille forme di connessioni, di cui non sappiamo quasi nulla. Nei non luoghi nuvolosi, i cloud, risiedono i nuovi poteri digitali della costituenda società artificiale che sfuggono bellamente a tutte le consolidate giurisdizioni ereditate dal Novecento. Il cloud si va configurando come il regno in espansione dell'impero virtuale, l'ambito di una nuova sovranità planetaria che polverizza l'idea stessa di nazione o di unione di nazioni. Non siamo più cittadini di un'area geografica caratterizzata da un insieme di diritti, ma siamo sudditi consenzienti del regno del cloud. Siamo convogliati in pochi grandi contenitori trasversali attraverso la macchina totalitaria di questa società artificiale. Nell'algoritmo sovrano del 2018 spieghi che gli strumenti digitali servono per estrarre i dati trasformandoli in schemi utilizzabili e correlazioni significative. Ma come siano composti questi algoritmi effettivamente e cosa facciano esattamente i più importanti algoritmi di Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, non è dato saperlo. Sono protetti da brevetti e i brevetti sono segreti e i segreti sono potere. Passiamo dunque dal totalitarismo ideologico del Novecento a quello tecnologico del terzo millennio. E per spiegare meglio il totalitarismo tecnologico, soffermiamoci un attimo sulla tecnica, che cambia la vita di miliardi di persone in pochissimi anni, ma non è neutrale, è però senza voto, senza polemiche, senza guerriglia, è semplicemente subita perché impone percorsi obbliganti. La tecnica non si fonda su principi etici, non accompagna il movimento della storia verso il progresso, anzi, crea sempre più diseguaglianze, sfruttamento e crisi climatiche. Dunque, progresso sociale e tecnologia digitale non sono affatto sinonimi. Nel 2019 viene alla luce Il futuro colonizzato, saggio molto inquietante, che sottolinea le linee liberticide di questo tipo di economia, la cattura dei dati, lo smarrimento dei limiti etici, le biotecnologie di intervento sul DNA.
Nel 2020 le identità cibernetiche riducono progressivamente l'autonomia di pensiero e di azione, perché l'individuo è obbligato per il lavoro da casa, la didattica a distanza, la burocrazia e via di seguito ad accedere a piattaforme e all'uso di dispositivi digitali. E arriviamo nel 2022 al capitalismo cibernetico e nel 2024 a sovraimplicazioni, i due saggi che presenti stasera. Secondo me, con il capitalismo cibernetico arrivi, come dopo un lungo parto durato più di 10 anni, a dare alla luce, a svelarci un presente mostruoso. La locandina che ho fatto per questo evento lo sottolinea. Tu parli di nuovo modo di produzione capitalistico e insisti su questo nuovo, ed è questo un gran salto di qualità rispetto al passato novecentesco. Questo nuovo modo di produzione capitalistico ci lascia in una condizione umana sempre senza più speranza di un futuro progressivo, una condizione umana affogata in un eterno presente regressivo. Ma lascio a te la presentazione di questo caposaldo del tuo pensiero, non prima di aver citato un episodio che riguarda un'intervista a un grande filosofo, Heidegger, che io, fra virgolette, disprezzo profondamente come uomo per via della sua vicinanza al nazismo e per una serie di nefandezze da lui compiute durante la sua vita accademica e personale, ma che sembra non si possa non considerare un grande filosofo, forse non era un grande uomo. Ebbene, in una famosa intervista che concesse nel 1966 al giornale Der Spiegel, alla domanda «E ora, chi prende il posto della filosofia?», lui, preveggente, rispose semplicemente «La cibernetica». Eravamo nel 1966. Per Heidegger, con il dominio della tecnica, anche l'uomo diviene qualcosa di pianificato e controllabile. Nel Novecento ci avevano già provato a forgiare l'uomo nuovo, ma nessuno avrebbe mai pensato che questo uomo nuovo fosse l'uomo cibernetico, un essere subumano schiavo della rete. Grazie. Ed ecco. Ha già detto tutto. Ha già svelato tutto. Io sono in imbarazzo. Cioè. No, questa discussione è molto semplice e nello stesso tempo molto difficile, perché la parola capitalismo ci è talmente familiare che ha perso il suo significato. Una delle dei motivi che mi ha spinto poi a ricapitolare un po' nel capitalismo cibernetico questo tema è che solitamente la discussione sulle tecnologie tende a prescindere dal modo di produzione, cioè dal contesto, del territorio all'interno delle quali le tecnologie si sviluppano. Ora, se una cosa è certa, è chiara, che le tecnologie in sé non esistono, cioè sono una pura astrazione, esistono nella storia, esistono in un momento storico particolare e in quel momento storico particolare svolgono una particolare funzione. Questo lo dico perché è una discussione che ha attraversato la storia del marxismo anche dal 1800, cioè dalla fine dell'Ottocento, e soprattutto è stata posta con chiarezza, però negli ultimi anni di vita, da Marx, nel secondo volume dei lineamenti della critica dell'economia politica. Non voglio fare citazioni erudite, intendiamoci, è proprio un punto focale della discussione, quando l'automazione cominciava a diventare un problema rilevante all'interno del modo di produzione capitalistico nella sua fase, diciamo, industriale. Quindi c'erano macchine,
No, qui molti di voi, anche miei amici, hanno fatto gli operai nella loro vita e sanno benissimo cos'era il macchinismo della società industriale, anche quello, e hanno vissuto anche il momento dell'automazione. Allora lì nasce una riflessione molto importante che poi attraverserà, per dire, tutto il Novecento, anche sulla, diciamo, caratteristica nuova che il macchinismo industriale sta assumendo. Una caratteristica rilevante perché gli strumenti, tu lo hai citato prima, fa parte di un momento anche della riflessione, cominciano a cambiare funzione. Gli strumenti, per dire, proprio elementari, la scrittura è il primo strumento, 5.000 anni fa viene inventata questa tecnologia. Noi oggi non la pensiamo come uno strumento, ma nasce come uno strumento di potere molto preciso. Ci sono voluti 5.000 anni, per esempio, perché le donne avessero accesso all'uso della scrittura. Cioè, per millenni, no, questa tecnologia era una tecnologia riservata ai sovrani, agli scribi, quindi a delle élite. No, un po' come oggi l'intelligenza artificiale, insomma, era una tecnologia mediante la quale era possibile svolgersi tantissime funzioni, ma in particolare, cioè, esercitare un dominio. Pensate che la stele di Hammurabi, per esempio, era una stella in cui erano scritti, diciamo, i comandamenti, no, di Sumer, di Erech, insomma, del primo grande stato archeologico che gli archeologi studiano, ma nessuno conosceva la scrittura, per cui nessun diciamo, cittadino di Sumer poteva leggerli. C'erano gli scribi che li leggevano, però lui diceva: guarda, questi sono i comandamenti del Dio. Beh, troviamo analogie anche nell'Antico Testamento, no? Mosè che riceve la scrittura, le tavole, no? E quindi c'è questa mediazione, diciamo così, tra dell'elite e il dominio su una tecnologia che è uno strumento di potere all'interno di un modo di produzione, di un contesto sociale. Questo è molto importante perché nella discussione che noi facciamo, cioè in questi ultimi anni soprattutto, il modo di produzione è sparito. Cioè, noi continuiamo a parlare di tecnologie, molti giornali ne parlano, ChatGPT, l'intelligenza artificiale, i social, WhatsApp, eccetera, come se fossero dei luoghi in sé esistenti. Ma questi luoghi in sé non esistono. Esistono nella misura in cui mediano, no, un potere particolare che sarà quello dei loro proprietari. No, delle aziende che ne hanno, come dire, il controllo e che ne hanno l'usufrutto. Sono strumenti per produrre quello che nel capitalismo è sempre stato l'elemento centrale, profitto. Cioè, nessuna azienda produce tecnologia per far tecnologia. C'è un'intenzione che è molto legata, no, alla caratteristica di fondo di qualunque azienda capitalistica. Allora, questo per dire che ho intitolato il libro Capitalismo cibernetico proprio per dire che il capitalismo, come tutti noi sappiamo tranquillamente, è un modo di produzione che in Europa conosciamo da 300-400 anni circa, insomma. Ha avuto tante fasi, una fase mercantile, una fase artigianale, una fase industriale. Poi c'è stata una fase digitale, per esempio, no? E poi c'è stata una fase, che è quella in cui noi siamo entrati dentro oggi, che definiamo, ho definito cibernetica, perché definisce uno stacco, una qualità diversa dalla fase digitale.
Allora, possiamo mettere delle date, siccome è un processo che sta andando molto rapidamente, alcuni di noi l'hanno vissuto anche personalmente, insomma, no? Fino, diciamo, agli anni Ottanta, per esempio, noi abbiamo ancora in Italia un capitalismo industriale, qui questa zona qui era, diciamo, una zona di alta industrializzazione, Milano, eccetera. Avevamo le fabbriche a Milano alla fine degli anni 60, che tutti conoscete, Pirelli, Falck, Breda, eccetera, fabbriche con 10-15 mila operai. Ora andateci in Viale Monza, dove erano, per dire, gran parte di queste fabbriche, non ci sono più queste fabbriche, lì c'è un'università dove c'era la Pirelli prima, cioè quella era quella fase lì. Ma in quella fase lì, per esempio, sono state fatte tutte le lotte del 69, soprattutto le lotte operaie del 69, dei primissimi anni 70, no? Una fase in cui la tecnologia era quella delle catene di montaggio, la più avanzata, no? Era un livello di automazione minimo all'interno delle catene di montaggio, quindi eravamo dentro un capitalismo che era fondato sull'acciaio, era fondato sull'energia elettrica, era fondato sulla forza lavoro umana. Mettendo insieme questi elementi si creavano delle catene di produzione, degli strumenti coordinati che realizzavano delle automobili, delle gomme per le automobili, l'acciaio e tutte queste cose qua. Fase del capitalismo industriale. Questa fase non c'è più, da tantissimi anni non c'è più. Non c'è più e non ci sono neanche più le fabbriche. Non che non ci siano più nel mondo. Non ci sono più nel nostro contesto, casomai hanno delocalizzato, si sono spostate, non avevano più interesse a stare qua. Ma quindi, diciamo, il capitalismo lì aveva una regola di fondo. La regola di fondo era utilizzare forza lavoro umana per realizzare un profitto. Alla fine dell'anno queste aziende andavano dai loro azionisti e dicevano: il profitto di quest'anno è stato tot, e maggiore era il profitto, maggiore era il numero degli azionisti che avrebbero avuto, perché era conveniente investire in queste fabbriche che riuscivano a sfruttare molto il lavoro e ottenere un alto profitto. Un ricapitolo è necessario. Dagli fine degli anni 70 soprattutto, e con gli anni 80, si entra in una nuova fase del capitalismo, che è una nuova fase che dice: vabbè, sta nascendo una nuova tecnologia che ci consente di automatizzare molto, ma soprattutto di passare da un tipo particolare di energia, no, ad un altro. Faccio un esempio: l'Olivetti è un esempio estremamente importante, avviene negli anni 60, che l'Olivetti è un'azienda, diciamo, pilota in Italia, un'azienda di enorme avanguardia in Italia e nel mondo. Nel 1960 l'Olivetti è l'unica fabbrica in tutto il mondo che apre una divisione elettronica. Noi siamo di fronte a un'azienda elettromeccanica, molti di voi conoscono bene le differenze. Elettromeccanica significa che faceva le macchine da scrivere, e alcune di queste macchine da scrivere avevano degli elementi automatizzati che funzionavano grazie a dei dispositivi elettrici, no? Le macchine da scrivere e anche di calcolo della Olivetti erano estremamente apprezzate nel mondo, ma Olivetti era un industriale estremamente lungimirante, era un capitalista curioso, perché aveva stabilito un tetto di differenza tra il salario minimo di un operaio e il salario massimo di un dirigente, no? Nell'azienda Olivetti, anni 60, per esempio, il divario tra il salario minimo e il salario massimo dei lavoratori dell'azienda non doveva superare le 20 volte.
Tenete presente che oggi in aziende come OpenAI, per esempio la principale azienda dell'intelligenza artificiale che c'è nel mondo in questo momento, un ingegnere medio-alto guadagna $800,000 al mese. Questo per dirvi la differenza che c'è, che si può immaginare. Beh, Olivetti, con queste sue idee, intuisce che l'elettromeccanica è a un punto di crisi, perché negli Stati Uniti, e diciamo in particolare un'azienda, la IBM, sta cercando in qualche misura di costruire un passo oltre l'elettromeccanica, quindi con una tecnologia non più fondata sull'elettricità per automatizzare dei segmenti di produzione, ma per automatizzare interi cicli di produzione. L'IBM, diciamo, era estremamente esperta negli anni 60 di questo tipo di studi, perché dagli anni 40 in poi in Germania aveva costruito l'intero sistema dei campi di concentramento tedeschi, no? Noi oggi pensiamo a Hitler quando pensiamo ai campi di concentramento tedeschi. Bisognerebbe riconvertire un po' le idee, non perché Hitler sia secondario, Hitler è il capo politico di tutta quella roba lì e del nazismo, però la tecnologia la faceva Watson, che era un americano potentissimo, il capo di quella che si chiamerà poi Olivetti. E l'Olivetti costruì per esempio tutta la rete ferroviaria per spostare i prigionieri da un campo all'altro, costruì tutta la strategia di identificazione degli ebrei, soprattutto costruì il primo sistema di classificazione dei cittadini tedeschi, no, in etichette, ebreo, bianco, non ebreo e via di seguito, cattolico e tutte le altre cose. Fu proprio il sistema di classificazione attraverso l'elettromeccanica e quindi le schede perforate, quindi una tecnologia di tipo ancora tipo Olivetti, diciamo così, no, fu attraverso quella tecnologia che vennero per esempio fatti i censimenti. Il censimento in Germania che portò al rastrellamento degli ebrei in una maniera molto puntuale. Si sapeva dove erano, dove abitavano, chi erano e quindi si potevano andare a prendere tranquillamente. Non ci voleva la polizia speciale, ci voleva il censimento, una delle cui domande era qual era la tua. Questo è stato fatto anche dal fascismo. E nello stesso tempo Olivetti costruì il primo censimento in Italia, che portò poi anche qui alla schedatura e a tutte le altre cose, compreso via Rasella, la identificazione. Cioè, eravamo ancora nella fase dell'elettromeccanica. Perché ho citato l'Olivetti, allora voi direte? Perché nel 1961, studiando i limiti dell'elettromeccanica, le debolezze, diciamo così, e nello stesso tempo le potenzialità, l'Olivetti scoprì che si poteva applicare una tecnologia più avanzata, che era quella dei transistor, che allora stava nascendo e nello stesso tempo veniva applicato soprattutto sulle prime radioline, sulle prime radio. Questa tecnologia transistor poteva essere applicata ai primi tentativi di calcolo, di macchine di calcolo, quelli che poi sono stati chiamati calcolatori. Calcolatori elettronici per tanti anni venivano chiamati computer, quelli che oggi noi chiamiamo i computer, eccetera. E il primo grande mega computer del mondo nasce appunto vicino a Pavia, Olivetti, una succursale dell'Olivetti, in collaborazione con l'Università di Pisa, che crea il primo computer a transistor del mondo. Questo computer è infinitamente più veloce di tutti quelli che esistono nel mondo che vanno ancora, diciamo, a schede perforate.
e viene portato a due grandi esposizioni nel mondo, una a Mosca e una negli Stati Uniti, e ottiene un grandissimo successo, un successo di mercato, un successo, diciamo, che chiede all'Olivetti: beh, questa tecnologia nuova, no, vendicela, cioè proviamo a fare qualche cosa più grande, ci mettiamo dei soldi, cioè investiamo in questa tecnologia. Ma eravamo negli anni 60 ed eravamo in un momento in cui in Italia e nel mondo occidentale diciamo si viveva quel periodo che è stato poi chiamato Guerra Fredda, un periodo in cui Washington non vedeva molto bene Mosca. Allora c'era l'Unione Sovietica, c'era un conflitto che voi sapete benissimo, che non sto qui a ricapitolare, un conflitto che fece sì che negli Stati Uniti il naso venne storto piuttosto, perché ovviamente un'azienda italiana che non aveva problemi a commerciare con Mosca e non aveva problemi a offrire le sue tecnologie a chi fosse interessato, non andava molto bene. Sintesi e risultato molto semplice: Olivetti venne trovato morto sul treno che andava da Milano alla Svizzera, non venne fatta nessuna autopsia, nel vagone dove viaggiava non c'era nessun altro viaggiatore, no? E non si sa bene, quindi non si seppe mai la causa di questa morte. Però nello stesso tempo, pochi mesi dopo, morì anche l'ingegnere capo, che si chiamava Mario Chu, cinese, che aveva messo a punto il primo computer del mondo a transistor. Venne trovato anche lui, diciamo, o meglio, ci fu un incidente in cui morì stranamente sull'autostrada, diciamo così, da Torino a Milano. Con la fine di queste due persone ci fu poi un intervento dei grandi industriali italiani che nel dopoguerra avevano costruito le loro fortune con il piano Marshall. Il piano Marshall fu quel piano mediante cui gli Stati Uniti comperarono l'Italia nell'immediato dopoguerra, no? E naturalmente finanziarono lo sviluppo industriale nello stesso modo in cui viene finanziato oggi l'Ucraina, qualunque altro paese del mondo, cioè finanziarono per prendere. Da allora noi sappiamo molto bene una cosa molto semplice ed elementare, che però dobbiamo proprio dirci molto chiaramente, che dal dopoguerra a oggi, attraverso questi due passaggi in una maniera clamorosa, l'Italia è diventata una colonia degli Stati Uniti, una colonia economica, una colonia tecnologica e una colonia politica. Tecnologica, per quel che ci riguarda in questo momento, significa che la divisione elettronica dell'Olivetti venne chiusa immediatamente e trasferita negli Stati Uniti alla General Electric. Non sto qui, lo raccontiamo in un libro che abbiamo fatto con i tecnici delle 10 più grosse aziende tecnologiche che lavorano in Italia oggi, che si intitola Dietro il mito dell'informatica. Questa fine della tecnologia elettronica nascente è significato anche un salto della tecnologia elettronica nascente negli Stati Uniti, e da allora le aziende americane sono prima passate a diventare delle aziende a transistor, diciamo con i primi computer più veloci a transistor, e poi dopo con tutti gli sviluppi della tecnologia le aziende moderne di cui parlerò poi comunque dopo. Perché ho fatto questo giro un po' alla lunga? Perché lì noi abbiamo un passaggio in questa storia noi vediamo un passaggio dal capitalismo industriale a quel capitalismo che si
struttura intorno o mediante un sistema tecnologico che non è più meccanico e non è più elettromeccanico, ma diventa progressivamente digitale. Grazie ai computer è possibile cioè cominciare a utilizzare nuove tecnologie, tecnologie fondate sull'informazione, quindi tecnologie fondate su un salto di qualità che pian piano ora cercherò di introdurre in una maniera, diciamo, che ci aiuti a capire i passaggi che noi stiamo facendo. Questo capitalismo digitale noi lo vediamo entrare in Italia con delle tecnologie di uso comune, dei televisori, poi le lavatrici, poi l'uso domestico, alcuni strumenti, diciamo così, che funzionano con dei dispositivi particolari, e poi piano piano con internet. Internet è una nuova tecnologia, una tecnologia che, un po' come la scrittura, diciamo così, istituisce un'infrastruttura, quindi non una tecnologia più specifica, la lavatrice, il televisore, la macchina e via di seguito, ma una tecnologia base per altre tecnologie. Internet è sostanzialmente una rete che dice, beh, è possibile immaginare un capitalismo fondato sulla comunicazione, cioè fondato sulla informazione, quindi, e non più fondato solo sul metallo, eccetera, fondato sul fatto che varie situazioni entrano in una relazione e proprio da questa relazione se ne può trarre un grande profitto. Un enorme profitto, una velocità maggiore, diciamo così, si possono realizzare operazioni altrimenti non realizzabili e tutto quello che pian piano poi vediamo svilupparsi dagli anni 80 a oggi. Certo che inizialmente tutto questo è più che altro un, come dire, tenete presente che noi fino al 2000 in Italia non conosciamo queste tecnologie a livello diffuso e di massa, sono tecnologie molto legate a poche università, legate a alcune grandi industrie, ad alcuni enti di Stato, legate molto al sistema militare. E questo è un aspetto che noi dobbiamo subito mettere in evidenza, perché tutte queste tecnologie poi si saldano tra loro intorno ad una nuova parola che è cibernetica. In questo senso Heidegger, che tu citi, è un precursore, cioè diciamo così, nel senso che mette l'accento su un problema che gli era molto chiaro, perché la cibernetica, diciamo così, era, come dire, un tipo di esperienza conoscitiva che si era sviluppata negli ambienti militari, prevalentemente negli ambienti militari, intorno a una idea molto geniale, ma anche molto semplice. Se io devo abbattere un aereo che sta volando nel cielo, no, è ovviamente che è un problema di puntamento, l'aereo va veloce, se gli vado indietro con un cannone rischio di non prenderlo mai, cioè, no? Allora ho bisogno, come dire, di individuare l'aereo lì e sparargli là e di calcolare nel frattempo la sua velocità, la sua direzione, no, in modo che quando passa là dove io punto, calcolando la resistenza dell'aria e tutte le altre cose, lo becco, insomma, lo tiro giù. Quindi è fondata su un calcolo, no? Su un calcolo che consente di fare due cose che ci saranno, diciamo, sempre più familiari. Uno, diciamo, immaginare come fare questa operazione, e due, la tecnologia per farla. Come fare? Con i radar, che erano già stati inventati, non fu difficile immaginarlo, cioè lancio un raggio tipo radar, diciamo, mi ritorna indietro l'onda, calcolo il tempo, insomma, e faccio una serie di calcoli, diciamo, statistico-matematici, no?
applico una matematica particolare e realizzando questa matematica particolare butto giù un aereo che sta nel cielo, cioè compio un'operazione militare. La parola cibernetica si prestava particolarmente a identificare questa cosa, perché la parola cibernetica, che oggi ci sembra molto moderna, è una delle più antiche parole del mondo, è una bellissima parola arcaica dell'antica Grecia, no? con la quale proprio i greci delle origini identificavano l'arte del pilota, l'arte del navigatore, no? Che era in grado di calcolare, diciamo così, no? Il suo percorso, no? Era, diciamo così, un omaggio a un sapere umano, il sapere, diciamo così, di gestione del proprio movimento in mezzo al mare, ma anche in mezzo al mondo, insomma, in mezzo alla terra, un sapere che era governato direttamente da chi lo possedeva, era un potere, un sapere che era il potere di poter navigare, il potere di non naufragare, un potere dell'intelligenza, quindi in questo senso. E questa operazione viene... Questa parola viene ripresa per identificare un ciclo che consiste nel mettere in relazione due cose, uno stimolo che va da qualche parte, il riflesso di questo stimolo e il calcolo, diciamo, delle implicazioni di questa spirale. Una spirale che non si chiude mai, perché ovviamente questa struttura può rimanere aperta all'infinito. E quindi, come dire, se io oggi passo da questi discorsi un po' lontani e astratti a uno smartphone, no? Voi avete immediatamente chiaro che cos'è. Cioè, voi volete mandare un WhatsApp, cioè, a qualcuno, un messaggio, una telefonata, ricevere una fotografia, no? O qualcuno vuol farlo con voi, si innesta un ciclo, si innesta una spirale. Un messaggio, una informazione, quindi, no? Parte da un punto, arriva a un altro e ritorna a quel punto e via di seguito in un ciclo infinito. Ora il problema però è che nel capitalismo, no? Questo o lo si applica sul terreno militare alla progettualità di abbattere un aereo, no? O lo si applica a un'altra progettualità, semplicemente economica, che è quello di realizzare un profitto, tutto qua, o di realizzare un controllo. Ed ecco che allora viene inventato progressivamente uno strumento che consenta di realizzare, diciamo così, questo ciclo non più a livello solo delle grandi guerre o legato solo a grandi processi industriali, a grandi procedimenti di calcolo, eccetera, ma invece diciamo che venga applicato alla vita quotidiana di tutte le persone. La rete di internet è una rete che consente di applicare questa tecnologia cibernetica in ciascuno dei suoi anelli. E se io doto delle persone, dei cittadini, di uno strumento che si portano con sé e che li mette in relazione dentro questa rete con tutte le possibilità, ottengo due grandi risultati. Uno, queste persone si divertono e possono avere anche un utile. Per esempio, telefonano a casa, ricevono il messaggio di un amico, si informano sugli orari dei treni, cioè pagano le bollette, fanno un'infinità di operazioni. Quindi, diciamo così, li doto di uno strumento che è utile per la loro vita, ma nello stesso tempo realizzo, diciamo, una raccolta gigantesca di informazioni sulle persone che utilizzano gli strumenti. Perché il ciclo cibernetico, essendo un ciclo, ed essendo un ciclo di informazioni, lascia traccia di tutte le operazioni. Io voglio sapere a chi ho telefonato 3 anni fa,
ma non ho più bisogno di esercitare la mia memoria. Vado sul mio smartphone, guardo un attimo e in pochi secondi arrivo al nome della persona che nel frattempo mi ero dimenticato. Ce l'ho lì in una memoria. Ma quella memoria non è in quell'oggetto. Quella memoria è altrove. Dove? E allora qui diventa interessante perché Internet nasce, ma nello stesso tempo Internet è consapevole della sua immensa fragilità. Internet è un sistema che si regge sull'elettricità. E se voi capite che se io taglio i cavi che collegano i continenti, per esempio, tutte le informazioni che sono stoccate da qualche parte nel mondo spariscono, cioè non possono più tornare. Avete un bel dire, sì, però non trovate più. Internet è un sistema elettrico fondato su cavi e a questo punto è un sistema fragile e questa è la ragione per cui quella tecnologia chiama immediatamente in soccorso una seconda tecnologia, che è quella di tenere traccia, no, delle operazioni che si svolgono. Un esempio semplicissimo è quello della posta elettronica, ma potremmo farlo per ogni telefonata, per ogni messaggio WhatsApp, è la stessa cosa, no? Io faccio una mail a un mio amico su Google, poniamo, su un dispositivo di Google, che è tra i più consueti, no? Google cosa fa? Lo moltiplica per 6, no? Manda in 6 parti del mondo diverse, no, questo messaggio. Perché? E beh, perché se scoppiasse una guerra nel punto in cui è stoccato un server, no, lì lo perde, ma ce n'è altri 5. Poi ognuno luogo in cui stocco lo reduplico, perché se venisse meno l'elettricità in quel punto, no, perderei i suoi dati. E allora lo faccio doppio. Ed ecco che questo sistema diventa un sistema infinitamente, come dire, che cresce, lievita a misura in cui non lo utilizziamo, ma nello stesso tempo fornisce una massa di informazioni, non solo a me che le ho dimenticate, no? Ma al padrone del dispositivo. Il quale padrone del dispositivo? Tra il 1980 90, in Italia entra negli anni 90, Google non c'era neanche prima, insomma, no? E oggi, quindi 25 anni, no? Diventa una delle aziende più potenti, una delle 5 aziende più potenti del mondo. Ora, siccome voi non lo pagate questo sistema, va da sé che è questo sistema, diciamo così, per diventare così potente, così ricco, così capace di implementare se stesso, da qualche parte queste informazioni, da qualche parte questi soldi li deve trovare. E questi soldi ovviamente li trova nell'oro, nell'argento, diciamo così, nel tesoro di quest'epoca, che sono appunto le informazioni. Le informazioni sono, diciamo, il plusvalore politico, diciamo così, di quest'epoca. Ma noi siamo gli operai, diciamo, politici di quest'epoca. È come se venisse messa al mondo, come se venisse messa, diciamo così, al lavoro nel mondo oggi tutta la popolazione che è dotata di un dispositivo cibernetico, vale a dire uno smartphone, un computer, un tablet, una cosa qualunque di questo, collegabile con la rete. Messa al lavoro e economicamente, siccome siamo all'interno di un sistema capitalistico, no, sfruttata, le informazioni sono valore economico che si può vendere, utilizzare, e ora vedremo anche in quali forme anche atroci può essere sviluppato. E nello stesso tempo però politico. Tant'è che, per esempio, una delle ricerche più interessanti di quest'anno è stata quella di Susanna Zuboff, una ricercatrice americana molto esperta, che ha lavorato nelle grandi università, che ha lavorato anche con grandi aziende, che ha scritto un libro intitolato Il capitalismo della sorveglianza. Lo cito perché c'è questa idea che aleggia
sempre tra noi, che è questo, ci sorvegliano la sorveglianza. Beh, questa per un verso è una verità conclamata, ma per un altro è anche una sciocchezza. E va da sé che tu sei, diciamo, dentro un sistema, diciamo così, di sorveglianza, perché questa è una rete che è nata per realizzare un servizio fondato sulla sorveglianza, un po' come il telefono. Il telefono, diciamo, ti doti di un numero di telefono, voglio dire, poi le centrali, diciamo così, gestiscono la comunicazione. Quindi se vogliono la registrano e se non vogliono non la registrano, ma ovviamente è possibile farlo. Con internet non solo è possibile, ma è necessario, per la ragione che è semplice, che il cliente chiede di poter accedere ai suoi dati pregressi, tant'è che avete i numeri di telefono, avete i numeri di WhatsApp e via di seguito, tutti gli indirizzi mail, tutte queste cose qui a disposizione. Questo passaggio crea due, diciamo così, cambiamenti profondi nella società. Il passaggio alla dimensione cibernetica. Il primo è un cambiamento antropologico, proprio un cambiamento elementare ma antropologico. Le persone progressivamente, diciamo, imparano, vengono educate ad avere rapporti tra loro anche a distanza, che tante volte è molto più comodo, perché star lì per mezza città, andare a trovare una persona, diciamo così, ci sentiamo, mando un messaggio vocale, diciamo, mando un messaggio WhatsApp, mando una mail e via di seguito. Ma per un altro che ha una rottura epistemologica proprio terribile nella nostra specie. Sono 5.000 anni di storia che gli vengono inghiottiti. Si passa dalle relazioni alle connessioni. E le relazioni sono una cosa. Ci sono i corpi che entrano in una relazione e comunicano tra di loro. Le connessioni sono un'altra cosa. I corpi non ci sono più. Ci sono semplicemente, diciamo, dispositivi, diciamo, che comunicano tra di loro, e noi che siamo gli utilizzatori di quei dispositivi. Utilizzatori, come dicevo, utilizzati però per far profitto e per fare potere. Vale a dire che man mano che noi riversiamo nel mondo delle connessioni le nostre pratiche, no? Perdiamo progressivamente la capacità di vivere in relazione tra di noi. Uno dei più grandi problemi di quest'epoca è infatti la solitudine affollata della rete. La rete oggi ha circa 5 miliardi di, diciamo, di utenti, no? Con, diciamo, uno straordinario anche uso di ciascun utente. Alcuni utenti la usano fino a 7-8 ore al giorno, sia per lavoro, sia per piacere, sia per diporto, sia per qualunque cosa, no? Ma che significa che per 5, 6 o 7 ore del tempo di veglia, no, sono sulla rete, non sono più nella vita sociale. Non sono più, diciamo così, in quell'esperienza umana che ha sempre richiesto 5 sensi, no? Io parlo, ma nello stesso tempo vedo, tocco, ho degli odori, cioè ho delle sensazioni, ho delle storie pregresse di abitudine del mio corpo. Nel momento in cui sono su internet, tutto ciò sparisce. Ai 5 sensi se ne unisce un altro, che diremo il settimo, perché il sesto, diciamo così, lo lasciamo, diciamo, l'intuizione, tutte quelle cose le lasciamo vacante. Ma il settimo, cioè, è l'esperienza della connessione. L'esperienza della connessione che le generazioni precedenti a noi non hanno mai conosciuto, no? Che noi stiamo sperimentando. E personalmente io conosco molte persone, ma molte proprio, che non sanno più vivere in relazione, ma sono molto più abili di me a vivere in connessione. Conosco alcuni tecnici che passano 12 ore al giorno in connessione. Ho fatto un cantiere con i tecnici delle 10 più grosse aziende informatiche italiane, con persone che, diciamo così,
stanno in connessione durante il lavoro e nello stesso tempo in connessione di ricerca, in connessione con i familiari. Cioè, alla domanda, sì, ma scusa, ma stasera vai a casa, tua figlia o tuo figlio lo vedi? Cioè, no, no, vabbè, ma tanto ci sentiamo, cioè, ci telefoniamo, ci guardiamo, gli mando dei messaggi, gli mando delle fotografie. Non c'ho neanche più bisogno di vederla una persona. Oggi noi abbiamo intere organizzazioni politiche che vivono così, che si sono trasferite dai territori, diciamo così, alle dimensioni informatiche. Sono presenti in internet, tant'è che c'è un modo di dire che avrete spesso trovato: se non sei su internet non esisti, il che è vero, cioè voglio dire, non esisti nel mondo di oggi, no? Ma se esisti su internet non esisti più nella vita di relazione. Questo deve essere molto chiaro, perché questo è, diciamo così, un punto nodale del passaggio antropologico che noi stiamo vivendo. Non una trasformazione, ma una vera e propria mutazione. Tant'è che c'è un'ideologia, cioè, che è molto seguita dai tecnici delle grandi aziende informatiche, che viene chiamata transumanesimo, no? Che sostanzialmente enuncia la tesi che finalmente siamo giunti al momento in cui i limiti dell'umano, no, possono essere ampiamente bypassati. Quali limiti? Tanti, cioè, che ne so, recentemente Elon Musk, per esempio, ha messo a punto un dispositivo, l'avrete visto sui giornali, che è un microchip impiantato nella corteccia cerebrale attraverso la quale è possibile catturare le correnti neuronali della corteccia cerebrale e trasferirle a un'interfaccia che comunica con la persona che le sta emettendo, che ha di fronte a sé un tablet, no? E diciamo così, scrivendo sul tablet, le può trasferire al suo sistema muscolare. È un paraplegico, la persona che vive questa esperienza ha, come dire, parti della sua attività di pensiero sconnesse dall'attività muscolare, non può più camminare, ma con un microchip le mette in relazione. Questo i tecnici lo chiamano l'uomo potenziato, il potenziamento. A fini ovviamente terapeutici, noi possiamo immaginare tanti usi di microchip in questo genere qui, no? Ma la teoria del potenziamento umano, per esempio, non a fini terapeutici, ma a fini bellici, è applicata da molti anni. Nel libro La guerra, che noi abbiamo pubblicato 3-4 anni fa, noi facciamo un capitolo dove raccontiamo i soldati potenziati. Diciamo Snowden, Chelsea Manning, grandi soldati americani dei servizi di sicurezza che poi si sono, come dire, staccati dal Pentagono, staccati dalla Casa Bianca, dal loro alveo istituzionale, raccontano come il potenziamento dei soldati, per dire, al fronte oggi sia una cosa comune. Ci sono vari libri di docenti di grandi università statunitensi, cioè, che raccontano come il potenziamento, per dire, dei soldati oggi sia uno dei fattori fondamentali sui campi di guerra. Non c'è più nessun soldato in prima linea, diciamo, statunitense, occidentale, che va a combattere, diciamo, senza l'orecchio che gli dice: oh, guarda, gira a sinistra perché a destra lì c'è un gruppo di persone, passa dietro quel caseggiato. Tutto è simulato, non si va sul campo di battaglia come nell'Ottocento, si va attraverso il sistema di Starlink, che è un sistema satellitare attraverso il quale dei droni monitorizzano un territorio, lo leggono e danno le informazioni ai soldati che si muovono su quel territorio. È ovvio che quelli che non hanno questi sistemi saranno quelli che moriranno, va da sé.
Ma voi aprite anche, per dire, anche solo oggi sul manifesto c'è un'intera pagina su un sistema usato dagli israeliani che si chiama Absora, un sistema che, di intelligenza artificiale attraverso il quale sono stati calcolati, valutati e diciamo decisi autonomamente da sistemi di intelligenza artificiale i bombardamenti che hanno fatto su Gaza. Bombardamenti di una ferocia per il numero delle vittime, oltre 35.000 ormai siamo in realtà, no? Che ci sbalordisce, ma ci dovrebbe sbalordire ancora più che ci viene raccontato tranquillamente che ciò è stato fatto da un sistema di intelligenza artificiale tecnologicamente molto evoluto, tal che, no? I missili sono stati lanciati sulle abitazioni delle persone etichettate come appartenenti alle varie organizzazioni della resistenza palestinese, valutando in base al loro grado di pericolosità il numero dei morti civili che si potevano fare. Ma questo non è stato, come dire, un ufficiale che lo ha deciso, eccetera, sarebbe impossibile, ma una macchina che dice quello sta al terzo piano del palazzo tal dei tali, intorno se tu colpisci quello lì con quel razzo lì ci sono 8 morti, bene fino a 10 si può fare perché è una figura particolarmente rilevante. Perché cito questo? Perché questo è un calcolo matematico, questo è il modo in cui funziona l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale, come dice un mio amico che Miguel Benasayag, che conoscerete, un grande ricercatore argentino, guerrigliero a suo tempo, torturato nelle carceri argentine a suo tempo, che vive oggi in Francia e scrive molti libri su questi temi, pubblicati anche in Italia. Ma è come dice lui, diciamo, ChatGPT, che conoscerete, non pensa, non è che noi siamo di fronte a sistemi pensanti, siamo di fronte a sistemi cibernetici e vorrei che fosse molto chiaro questo, le tecnologie non hanno né immaginario né pensiero, sono semplicemente macchine, macchine a cui umani hanno, come dire, fornito il software, hanno fornito cioè il pensiero. E questi umani sono quegli umani che lavorano per 5 grandi aziende nel mondo, che conoscete tutti, Amazon, Google, Facebook, OpenAI, Apple e Microsoft. OpenAI l'ho citata perché è la più importante laboratorio di intelligenza artificiale del mondo, che inizialmente le comprendeva tutte. Perché lo studio dell'intelligenza artificiale è talmente, come dire, costoso per realizzarla a questi livelli che ci volevano ingenti capitali, per cui si sono messi insieme Bill Gates e Elon Musk. Ma non a caso la rivista, una delle riviste scientifiche che poi cito di passaggio non per fargli pubblicità, che è Wired, no, che trovate comunque anche su internet, l'ultimo numero di cartaceo pubblicato, lo trovate su internet tutta anche la sua, diciamo, i suoi articoli, e vi consiglio di leggerli perché sono un'informazione molto rigorosa su questi temi. Ma l'ultimo numero cartaceo che fa ogni tanto l'ha intitolato I due uomini più pericolosi del mondo, definendo come due uomini più pericolosi del mondo Elon Musk, no, e Bill Gates. Perché? Per una ragione molto semplice, perché Bill Gates, diciamo, ha implementato recentemente GPT, che oggi è alla quarta, diciamo, al quarto livello di prove tecniche che vengono commercializzate, ha implementato questo livello con un annuncio strepitoso dal punto di vista delle implicazioni antropologiche.
dicendo: guardate signori, che siamo quasi alla fine del mondo di internet, internet sta finendo, siamo ormai a un passo in cui si può fare una cosa in più. La cosa in più la stiamo già proponendo, ChatGPT, che è una sperimentazione. E la cosa in più è questa, che non avrete più bisogno di perdere tutto il vostro tempo, andare a cercare le informazioni. Vi mettiamo, no? Per ogni dispositivo, un assistente, diciamo così, virtuale, che conoscendo tutto di voi, perché voi fate molte attività su internet e quindi scrivete delle mail, eccetera, analizza con i criteri più avanzati della scienza linguistica, della scienza psicologica, eccetera, i vostri profili, no? Definisce il numero delle parole che voi utilizzate, tu ne usi 5.000, lui ne usa 7.000, l'altro ne usa 18.000, cioè, quindi è chiaro, analizza la vostra complessità linguistica, con i modelli linguistici più avanzati vi restituisce la risposta con le vostre parole, in modo che non sia poi così fastidioso dover leggere queste cose che scrivono gli intellettuali, professori universitari, no, che hanno il loro linguaggio, linguaggi professionali, uno li legge un po' e si addormenta perché non li capisce, cioè no, ci mette molta fatica, no, perché scrivono per se stessi, scrivono bene anche, ma insomma è quello, no, ve lo restituisce con le tue stesse parole, in modo che tu lo capirai perfettamente, è tutto gratuitamente, ma per carità. Ci state aiutando, cari cittadini, utilizzando le nostre macchine, ad addomesticarle. Addomesticarle rendendole macchine che ritornano in modo cibernetico a voi anche nella forma di un vostro doppio. Un doppio molto, diciamo, informato. Informato come si può essere. Molto capace di parlare alle vostre orecchie, molto capace di darvi ogni tipo di informazione che voi potete cercare su internet. Non avrete più bisogno quindi di andare troppo in giro. Il modello, diciamo, più sofisticato di questo discorso, non mi addentro adesso in questo discorso, è WeChat, il dispositivo cinese con cui, diciamo, è stato costruito un social molto più evoluto dei social occidentali, che sono tanti, Facebook, Twitter, eccetera. Ma lì c'è un contesto socio-antropologico e sociopolitico diverso dal contesto occidentale. Allora, dicevo, primo uomo pericoloso al mondo, questo, secondo uomo pericoloso, più pericoloso, Elon Musk, ma Elon Musk è quello che ha in mano in questo momento tutte le guerre, tutte. E ce le ha in mano grazie a Starlink, che è quello che succederà domani, è l'internet di domani. Siccome, come avrete visto, per dire, in questi mesi, in queste guerre ucraine, eccetera, un po' si sono fatti dispetti le varie potenze e si sono studiate, avrete visto che, per esempio, sono stati tagliati i cavi nel Nord Stream, no? E mezza Germania è colata a picco, cioè diciamo nell'economia, nelle comunicazioni, in tutto, perché gli hai tolto la base del sistema delle sue comunicazioni, sono stati tagliati i cavi diciamo, nell'area, diciamo, occidentale, orientale dell'Africa, no? Un'altra sperimentazione con cui, diciamo, tre quarti dell'Africa sono stati staccati, diciamo così, dall'Europa. Internet, diciamo così, in una guerra moderna che si sta operando e che si implementerà nei prossimi tempi, che ci piaccia o meno, no, è destinato a far la fine che ha fatto in Ucraina, cioè a chiudere i battenti, perché è fondata, come dicevo, sui server dove ci sono le informazioni, sui cavi, no? E oggi, volendo, diciamo così, ci sono le tecnologie per entrare in ciascun dispositivo e fonderlo. Da remoto, voglio fondere un vostro smartphone, da remoto, da una base dell'Oklahoma, è possibile farlo.
si fonde, non c'è più nulla, vi resta semplicemente un pacchetto di cenere in mano, no? Questo è quello che noi stiamo vivendo su questo terreno. Starlink è un po' più difficile perché è un sistema di migliaia di microsatelliti che, come dire, allo stato attuale, cioè non tutti hanno la possibilità tecnologica di abbattere, colpire, neutralizzare e via di seguito. E quindi le nuove guerre e le nuove, anche i nuovi sistemi di comunicazione, fra un po' i nuovi social, le nuove informazioni, gli assistenti virtuali passeranno tutti via questo via e non più via internet vecchio. Le tecnologie passano, ciò che non cambia, anzi ciò che diventerà ancora più atroce però è la misura capitalistica, perché questo sarà un salto che è già in corso, infinitamente, diciamo così, più potente, nel senso che come cittadini, diciamo così, lì le nostre possibilità di gestione di questa complessità saranno sempre minori. Sovraimplicazione, il titolo che ho dato all'ultimo libro che sviluppa un po' il ragionamento del capitalismo cibernetico, è per fornire, diciamo così, a chi è interessato, diciamo, uno sguardo su come leggere il presente in cui noi siamo. Noi siamo qua e, diciamo, ci siamo implicati per venire qua. Qualcuno mi ha invitato, qualcuno ha fatto una locandina, no? Voi avete preso un'auto, un mezzo, una moto per venire. Cioè ognuno di noi ha fatto le sue scelte, per cui ci siamo trovati con questa sera. Questo è un livello orizzontale di implicazione. Ma nello stesso tempo, se qualcuno volesse sapere chi c'è qui questa sera, non ha bisogno di venire qui. Il mio smartphone, voglio dire, gli dice che io sono qua. Il vostro smartphone gli dice che sei qua. C'è un addensamento di strumenti che dice ci sono tot persone, facendo anche calcoli statistici in base alla zona di quelli che hanno e non hanno gli smartphone, quindi con un margine di errore assolutamente irrilevante. Questo è un dato di fatto, cioè quotidiano, diciamo, in cui noi viviamo. Questo si chiama sovraimplicazione, però. Cioè noi ci siamo implicati, ma c'è qualche potere che sovraimplica la nostra attività e dice tu riunisciti pure, io intanto voglio sapere, ma non me ne frega neanche niente da un punto di vista, come dire, intendiamoci, di chissà che cosa voi vi dite lì, cioè casomai a questo non sono interessato, sono interessato a sapere che c'erano X persone in quel posto lì, quel giorno, a quell'ora, punto. Come sono interessato a sapere l'auto che ti ha portato da Milano, no? A che ora è passata sull'autostrada e dove sei passato? Ma tutte le autostrade sono assolutamente cablate da questo punto di vista. Tutte le città sono assolutamente queste. Ora, se io vi dico questo, vi sembra una cosa così. Ma Londra, che è una città, diciamo così, occidentale, no? Non ha neanche una via in tutta la sua città che non sia sorvegliata, diciamo, in tempo reale da sistemi di telecamere e di lettura. Gerusalemme. A Gerusalemme c'è una telecamera ogni 5 metri. Andate e guardate. Non c'è nessun cittadino di Gerusalemme che può incontrarsi senza che ciò non venga registrato. Noi siamo quindi dentro un sistema che un'azienda americana ha costruito in una forma che vi voglio raccontare in 30 secondi perché è molto divertente, che si chiama Stun Belt. È una forma che è stata pensata per i detenuti in semilibertà. Io ho fatto tanta semilibertà, insomma, per fortuna.